Amici del Giornale della Vela, Salone Nautico di Genova, ci troviamo a bordo di una delle grandi novità di questa fiera, il nuovo Lagoon 43, progetto dello studio VPLP con Patrick Lechemin e Nauta Design per quanto riguarda il concept esterno e gli interni. Un catamarano chiaramente per la crociera pura, armatoriale, in famiglia e ovviamente anche per il mercato del charter. Un 43 piedi su cui Lagoon ha deciso di inserire alcune novità. Prima fra tutte l'ingresso laterale a poppa. Quando la barca è ormeggiata a pacchetto all'inglese c'è questo ingresso laterale apribile, molto comodo, ben integrato nel disegno della barca, con una porta che può essere poi richiusa ovviamente in navigazione. Su questo 43 piedi è presente un fly bridge di buone dimensioni, molto comodo, con una zona living che ha una bella terrazza sul mare. Scelta interessante per la timoneria. La timoneria è posizionata a metà tra il pozzetto posteriore e il flybridge, in una posizione che dà una buona visuale verso poppa per le manovre. Se fosse posizionata la timoneria interamente sul flybridge avremmo qualche problema nelle manovre in porto, nella visione posteriore. Per il resto sono tanti i layout disponibili per gli interni a seconda dell'utilizzo, con più o meno cabine, variando da, appunto, dalla crociera in famiglia all'utilizzo in charter nei layout a più cabine. Interessante anche la scelta di posizionare un'ampia rotaia per la randa sul flybridge, quindi senza rinunciare ad avere questa regolazione sul flybridge. È stata installata anche un'ampia batteria di pannelli solari per aumentare le capacità energetiche della barca in navigazione, dato che con questo mezzo si può anche progettare una lunga vacanza di tante miglia. Questo è il Lagoon 43 dal Salone Nautico Internazionale di Genova.